a secret card, a devil played, and then please the Lord that you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, a four, a fifth, a minor four, and a major lead, the baffled king composing hallelujah. Si è tenuta ieri, domenica 18 ottobre, la Santa Messa in ricordo di Massimiliano Pagano, giovane cittadino di Castellabate che 9 anni fa morì per un male incurabile. I suoi amici anche quest'anno, nonostante le problematiche legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, hanno voluto ricordare Massimiliano e continuare a sostenere la ricerca. La manifestazione, che abitualmente si svolgeva negli anni precedenti con un raduno a cavallo, ha previsto la celebrazione eucaristica con la Santa Messa officiata da Don Pasquale Gargione presso la chiesa in San Marco di Castellabate, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Presente alla manifestazione anche l'associazione Avis di Agropoli, che ha raccolto diverse sacche di sangue. Come ripetono ormai da 9 anni i ragazzi dell'associazione e amici fraterni di Massimiliano, lo scopo del memorial è proprio quello di cercare di salvare giovani vite. Abbiamo fatto il 9° memorial a Massimiliano Pagano nel rispetto del Covid, quindi abbiamo dovuto restringere il tutto, togliendo la passeggiata a cavallo e l'incontro poi con tutti i cavalieri al ristorante. C'è stata comunque la Santa Messa, che è quella fondamentale, e anche la raccolta sangue dell'Avis, che ringrazio, il presidente Capozzolo ad Agropoli. Quindi affluenza ce n'è stata tanta, soprattutto anche con la raccolta sangue. Che dirvi, ricordare Massimiliano è importante soprattutto per noi, che abbiamo condiviso la passione ma soprattutto l'amicizia. Lascio la parola a Domenico, e grazie a tutti per la vicinanza e l'incontro che c'è stato oggi. Volevo comunque condividere e ringraziare tutti i partecipanti, anche tutti i ragazzi e cavalieri che sono venuti dall'Agronocinio Sarnese. Ringrazio tutti. I soldi che raccogliamo, i fondi che raccogliamo, li diamo all'Istituto Oncologico che sta a Milano per la ricerca contro i tumori. Comunque abbiamo dall'anno scorso aggiunto a questo la raccolta del sangue. Rinnovo di nuovo il ringraziamento a tutti i donatori che si sono presentati stamattina per donare il sangue a nome di Massimiliano Pagano, nel suo ricordo.